Quello che vediamo oggi è un simpatico artificio per riuscire a ricreare un'immagine HDR partendo da una foto molto semplice, con delle caratteristiche che però dobbiamo osservare. Innanzitutto i contrasti già presenti nella foto e l'accortezza di avere un'immagine col valore più basso possibile di ISO, in modo tale che il disturbo non interferisca con le lavorazioni che andiamo a fare. Da Bridge o da Photoshop apriamo questa immagine con Camera Raw. Quello che innanzitutto dobbiamo fare è abbassare l'esposizione in modo tale da ottenere già una prima sfalsatura. In questo caso io scendo a meno 2.45 e alzare completamente il valore del recupero, portandolo a 100. La stessa cosa possiamo fare con la luce dischiarita. Io adesso sto esagerando tutti i valori, ma voi dovete sempre comunque rapportarvi con la foto con cui lavorerete. Alziamo un pochettino i neri per migliorare l'appeal generale di questa immagine e possiamo anche concederci di alzare anche un pochettino la luminosità, idem per il contrasto. La chiarezza la portiamo a più 100 e esageriamo anche con la vividezza. Dopodiché il passaggio successivo è di andare sulla scheda HSL scala di grigio e optare per il tab della luminanza. Da qui accendiamo i valori dei rossi, in questo caso anche quelli degli arancioni, in modo tale da ottenere maggior luminosità dei colori verdi, acqua marina e blu per accendere il cielo. In pochissimi passaggi siamo riusciti ad ottenere l'equivalente dell'effetto di un HDR senza assolutamente lavorare con un file RAW e né tantomeno senza dover incrociare valori di esposizione e dover fondere poi il nostro file con altre immagini da sovrapporre. Ripeto, l'unica accortezza che dobbiamo osservare è che l'immagine non sia piena di disturbo, perché altrimenti tutte le operazioni che abbiamo fatto con la luce dischiarita e con la luminosità e la chiarezza porterebbero ad un aumento spropositato del disturbo nelle aree più scure, che renderebbe veramente spiacevole e irreale la nostra lavorazione in pseudo HDR.